3-3 a Terni. Il Taranto prima subisce due reti, poi ribalta il risultato con Giorgino e Innocenti, autore di una doppietta, ma nella ripresa gli umbri agguantano il pari. Il commento. A Terni il Taranto si sblocca e segna raffica, prima i due scatti, poi la reazione da grande squadra. La sterilità offensiva esterna si è interrotta proprio nel momento più difficile. La rabbia di Giorgino ha dato la scossa sullo 0-2 ad una squadra fino a ieri imballata psicologicamente. 3 gol in 20 minuti, meglio di quanto si era fatto in un anno intero. Solo 2 reti, infatti, nel 2010, prima della trasferta in Umbria. A Liberati si è avuta la prova della qualità del gioco rosso-blu, in costante evoluzione dopo l'arrivo di Dionigi. Lo spumeggiante 3-3 finale può rappresentare l'esito più logico di una gara indecifrabile dal sapore agrodolce e di non facile interpretazione. Piace il Taranto che segna e crea gioco spumeggiante, comincia a far riflettere invece quello che subisce, a volte con troppa facilità. Nelle ultime 2 trasferte, infatti, 3 reti a Terni, 2 a Viareggio, al passivo non sono certamente poche, ma i progressi ci sono e cresce la sensazione di poter migliorare ancora, soprattutto lontano dallo Jacobone. Il gol subito a freddo dal difensore Bizzarri dopo 9 minuti su una palla inattiva ha fatto sbandare il Taranto, timido e incapace di ripartire. Un quarto d'ora terribile in cui è giunto inevitabile anche il 2-0 di Tozzi Borsoi. Ma stavolta è piaciuta la mentalità, la voglia e la determinazione degli uomini mandati in campo da Dionigi. Gol e calcio spettacolo per una metà di frazione con le bollicine, 3 reti tra il 22esimo e il 40esimo del primo tempo. 18 minuti di fuoco in cui il Taranto ha anche creato altre 3 palle gol clamorose sprecate di un niente. Gioco e cattiveria agonistica quella che si cercava. È questo il Taranto che vogliamo. Il risultato, clamorosamente e meritatamente ribaltato, regala emozioni inedite e inaspettate. Da antologia il gol del 2-2, Rantier, Garufo che confeziona l'assist perfetto, la botta al volo di Innocenti è da incorniciare. Corale e non casuale l'azione che porta in vantaggio gli ionici. L'apertura di Russo per l'inserimento di Sabatino è il frutto di uno schema collaudato in allenamento. La rasoiata in diagonale del terzino di Corleone è un invito a nozze. 3-2. Il segnale di cambiamento giunge dalla prima doppietta di Bomber Innocenti, che con i suoi 9 centri ha una media di 1 rete ogni 2 partite. Il 3-3 ad inizio di ripresa ha riportato sulla terra un Taranto in grado comunque di condurre in porto un risultato positivo fuori casa. Da Terni, infine, la nota positiva giunge dai giovani Murano e Gori, rispettivamente 20 e 18 anni, in campo a pochi minuti dalla fine, ma sufficienti per capire la personalità dei due ragazzi. La manovra comincia a funzionare, ora si dovrà proseguire su questa strada, magari con l'aiuto della finestra di mercato di gennaio. Si dovrà sfoltire la rosa per evitare inutili complicazioni allo staff tecnico e individuare le pedine giuste, almeno 3 o 4, per dare maggiore qualità e spessore al Taranto che vedremo nel girone di ritorno. E ora andiamo a rivivere nella cronaca live la gara tra Ternana e Taranto. Il Taranto si dispone alla sinistra della nostra postazione, qui in tribuna stampa in maglia bianca, pantaloncini e calzettoni bianchi, mentre la Ternana gioca con la tradizionale casacca rosso-verde a strisce verticali. Partito in questo istante il Taranto, che ha battuto il calcio d'avvio, va in Burgia a battere questo faro laterale, pallone per Tozzi Borsoi che stoppa di petto e poi rilancia, colpo di testa ad allontanare di Sabatino. Nel frattempo la fase di non possesso, come vedete il Taranto si dispone a 4 dietro, fallo di Sabatino. Ricordiamo che il Taranto gioca quest'oggi l'ultima partita. Taranto, anche la Ternana, attenzione! La rete della Ternana che giunge su una palla inattiva. Ternana in vantaggio con il numero 5 di Zarri. A tagliare in diagonale l'area di rigore, quasi sulla linea di fondo c'è stato il colpo di testa di Tozzi Borsoi che ha fatto da sponda per la corrente. Bizzarri, difensore centrale che si trovava nell'area piccola, ha messo dentro in corsa. Rantier, attenzione a Rantier che se ne va molto bene, il francese, il tiro, la parata, una bella azione di Julien Rantier che se n'è andato in slalom esattamente al 19esimo minuto di gioco. Attacca la Ternana in Burgia, si ferma al limite dell'area, fa partire un traversone, attenzione. Tutti soli, Tozzi Borsoi, 2-0. Purtroppo il Taranto subisce il secondo gol. Russo sul pallone,
E adesso il Taranto è chiamato in questa partita a segnare tutti i gol che ha fatto nel 2010. Adesso c'è un tiro e rete! E accorcia le distanze Giorgino! Giorgino! Guardate la grinta! La partita è riaperta subito! La partita è subito riaperta al 22esimo minuto, il destro di Giorgino, c'è stata una leggera deviazione, palla per Tozzi Borsoi, va alla caccia dell'avversario e del pallone Giorgino, poi Migliaccio sbaglia totalmente l'uscita e dà la possibilità ad Arrigoni di inserirsi il tiro e la palla sull'esterno della rete. Adesso Russo in possesso del pallone che vede scattare Garufo, è solo sulla destra il numero 7 Rossoblu, riceve il pallone, va sul fondo, il cross, attenzione, e non ci arrivano in due, poi non è finita, Rantia innocente, non ci sono arrivati, parte il traversone, Lideo allontana, siamo nel primo tempo, Sabatino si libera bene sulla sinistra e va in profondità, attacca pericolosamente il Taranto, pallone per Russo che si gira, carica il destro, Russo lo esplode e attenzione a Visi e poi scivola. Numero 6 del Taranto vede Garufo, lo serve in posizione d'ala, attenzione perché si smarca Rantier, Garufo porta il pallone, poi verticalizza bene per Innocenti, il tiro, gol! Russo, anzi Innocenti, che gol! Riccardo Innocenti ha gonfiato la rete per il 2-2, meravigliosa rete di Riccardo Innocenti, 2-2, pazzesca partita. Dideo adesso gioca molto meglio il Taranto ora, palla per Dideo che lancia Rantier, fermato proprio da ultimo uomo, attenzione, ci vorrebbe il rosso, no, cartellino giallo, ma era ultimo uomo giubilato. Ecco il Taranto pericolosamente in rete! Siamo in vantaggio! Clamoroso Liberati! Il Taranto è in vantaggio con Innocenti al 40esimo minuto! Al 40esimo minuto il Taranto è in vantaggio con Innocenti! Rantier sul pallone, cerca l'affondo, la Ternana adesso è in balia del Taranto, c'è il palo di Canarelli che è andato sulla caviglia di Nolè, cartellino giallo anche per Gigi Panarelli. È iniziato il secondo tempo in questo istante, attenzione a questo pallone in area di rigore, allontana la difesa, poi c'è la conclusione ribattuta dalla difesa ionica, ancora D'Antoni che mette nel mucchio questo pallone e poi il gol del pareggio di Arrigoni, anzi di Alessandro, 3-3 al nono minuto, va in Burgia a battere questo fallo laterale, pallone per Nitrida intercettato, poi c'è la conclusione di Tozzi Borsoi, la parata di Bremek senza eccessive difficoltà. Sulla destra, pallone per Garufo, da questi a Dideo, attenzione, errore di Dideo che perde il possesso della sfera, poi Tozzi Borsoi al limite dell'area di rigore, palla per Nolè sul fondo. Gioca bene il Taranto quest'oggi, palla ancora per il francese, chiama palla Russo, il traversone Innocenti di testa e la parata di Visi. E siamo giunti al 36esimo del secondo tempo, dunque esordio di Murano nel Taranto. Taranto in possesso del pallone, il traversone, attenzione, il colpo di testa proprio di Murano, e pallone che viene allontanato poi pericolosamente di Murano, il tiro, palla fuori, ma c'è anche un fischio del direttore di gara. Ecco il secondo cambio nel Taranto, esce Rantier al 39esimo ed entra Penzalfini, calcio di punizione in favore del Taranto, batte Garufo, palla direttamente in area di rigore, attenzione, Penzalfini ha avuto la palla gol, non se l'aspettava, è uscito a vuoto il portiere Visi, Mauro Gori con la maglia numero 15 sostituisce il numero 8 ed ecco, Giorgino, applausi, giustamente si fa degli applausi, Giorgino che merita tutti davvero. Il pallone controllato ancora dal Taranto al limite dell'area di rigore della Ternana, Murano, anzi Russo, non riesce a intercettare questo pallone che viene riconquistato dai giocatori della Ternana e finisce qui il match 3-3 e dunque con un risultato di parità